Ciao, bentornato o benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Di Mauro, psicologa clinica, e sono ben lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa, se vuoi, ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più coinvolgente. Poi, come dico sempre, fa un bel respiro. Sciogli i muscoli del collo, delle spalle e della schiena. Trova una posizione che sia per te comoda, siediti oppure stenditi e se ti va, togli anche le scarpe che io le ho già tolte. Il viaggio di oggi sarà un viaggio, spero, molto interessante perché in realtà mira a presentarti un'altra stanza della psicologia. La psicologia non è infatti soltanto colloquio clinico, non è soltanto i grandi temi più conosciuti, magari l'ansia, il panico, lo stress o il nome del maestro Freud. La psicologia è anche e soprattutto ricerca. E quindi neuroscienze, psicologia fisiologica. Oggi voglio quindi parlarti di un qualcosa che è sotto il nostro naso. Però aspetta, 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 facciamo una cosa. Non ti dirò molto altro adesso, perché se sei pronto, 3, 2, 1, allaccia le cinture che si parte. Allora, che cos'è questo bulbo olfattivo? A differenza di altri neuroni sensoriali primari, i recettori olfattivi sono provvisti di assoni che, mediante potenziali d'azione, trasmettono informazioni relative alle sostanze odorose direttamente al cervello. Appena gli assoni abbandonano l'epitelio olfattivo, si riuniscono a formare un elevato numero di fasci che, nel loro insieme, costituiscono il nervo olfattivo, nervo cranico primo. Ogni nervo olfattivo proietta omolateralmente nel bulbo olfattivo, che nell'uomo è situato sul lato ventrale anteriore dell'emisfero cerebrale omolaterale. L'aspetto più caratteristico del bulbo olfattivo è la presenza di aggregati più o meno sferici di neuropilo, chiamati glomeruli, che sono disposti sotto la superficie del bulbo e sono i bersagli sinaptici degli assoni dei neuroni olfattivi primari. Nei vertebrati, gli assoni dei recettori olfattivi formano sinapsi eccitatore all'interno dei glomeruli. In ogni glomerulo, infatti, gli assoni dei recettori olfattivi stabiliscono contatti sinaptici con i dendriti apicali delle cellule mitrali, che sono i principali neuroni di proiezione del bulbo olfattivo. Queste cellule, quindi questi corpi cellulari di queste cellule, si trovano in uno strato proprio del bulbo olfattivo, situato in profondità all'interno dei glomeruli. Una cellula mitrale emette un dendrite primario che penetra all'interno di ogni singolo glomerulo, dove dà origine ad un intricato groviglio di ramificazioni, dove sinaptano gli assoni dei neuroni olfattivi. In ogni glomerulo vi sono prolungamenti dendritici di due tipi di interneuroni, le cellule a pennacchio o le cellule e le cellule periglomerulari. Vi sono poi i glomeruli che costituiscono, i granuli, scusate, che costituiscono lo strato più interno del bulbo olfattivo e formano contatti sinaptici principalmente con i dendriti basali delle cellule mitrali nello strato plessiforme esterno. Bene, anche per oggi questo piccolo approfondimento di fisiologia è giunto al termine. Spero comunque che sia stato di tuo gradimento e che insomma non sia stato troppo pesante o complesso. In realtà il naso ci interessa ultimamente perché negli ultimi anni è tornato un po' alla ribalta, per così dire. Comunque, se ci sono curiosità, feedback, insomma, se hai bisogno di qualche chiarimento o vuoi interagire con me, lasciami un commento, sarò ben lieta di risponderti. Per oggi, quindi il nostro viaggio è giunto al termine. Come ben sai, però, l'aereo del pensiero non lineare non si ferma mai, quindi domani se lo vorrai, io sarò sempre qui, sempre rigorosamente senza scarpe, pronta a partire per un nuovo viaggio insieme. Ricorda che finisce bene quel che comincia male. Non slacciare le cinture allora, e alla prossima. Ciao!